Io penso a tanti cristiani, tanti cattolici. Sì, sono cattolici, ma senza entusiasmo, anche amareggiati. Sì, la vita è così, ma la chiesa, io vado a messa tutte le domeniche, ma meglio non mischiarsi. Io ho la fede per la mia salute. Non sento il bisogno di darla a un altro, no? Ognuno a casa sua, tranquilli. È la vita, ma tu fai qualcosa e poi ti rimproverano, è meglio così, non rischiare. È la malattia dell'acedia dei cristiani. Questo atteggiamento che è paralizzante dello zelo apostolico, che fa dei cristiani persone ferme, tranquille, ma non nel buon senso della parola, che non si preoccupano di uscire per dare l'annuncio del Vangelo. Persone anestetizzate, cristiani ipocriti, come questi. Soltanto interessava loro le formalità. Era sabato, no? Non si può fare miracolo in sabato. La grazia di Dio non può lavorare il sabato. Chiudono la porta alla grazia di Dio. E ne abbiamo tanti, nella Chiesa. Ne abbiamo tanti. È un altro peccato. I primi, quelli che hanno il peccato dell'acedia, non sono capaci di andare avanti col suo zelo apostolico perché hanno deciso di fermarsi in se stessi, nelle sue tristezze, nei suoi risentimenti, tutto quello. Questi sono capaci, non sono capaci di portare la salvezza perché chiudono la porta alla salvezza. Chiudono